giovedì, lui si riposa totalmente il giovedì. Giovedì, maschera al volto, mani, piedi e due supplì. Renato, ti ho detto che mi devi fare quel bonifico, forza, non ti sbagliare più, Per cortesia, no, me lo devi fare oggi, sì. Scusa, Alessandro, al biscottino, per piacere, mi dai un po' di luce sul palco, grazie. Sì, no, questi qua non ci sono ancora arrivati, no? Non li vedo, vedi che stasera mi fanno pure saltare lo spettacolo. Io sono veramente molto agitato, perché poi hanno detto che se non ricevono i soldi non fanno la tournée. No, non la fanno, quindi sbrigati, sai che ho fatto quell'impiccio, dammi una mano almeno, tu ti prego, dai, va bene, grazie. Ma questi... ma ancora non sono arrivati, meno male che almeno i costumi li hanno portati. Ma chi mando in scena io i costumi? Ma non lo so. Oh, Giulio, ma è una volta che fosse raggiungibile, Giulietta? Giulietta? No, la segreteria telefonica. Ma che ci fanno quei cellulari questi? Mannaggia, sempre a giocare. Fammi sentire Valentina, che quella c'ha il cervello, ma non solo quello. Pronto, Valentina? Bella, sì. Ah, sei qua. Senti, sbrigati ad arrivare, perché qui è un macello, non c'è nessuno, io sono in ansia. E sì, sbrigati, arriva, dai, su, vieni a darmi una mano. Eccomi, Michael! Eccomi, stanno tutti arrivando! Hanno tutti risposto su WhatsApp! Amore bella, amore bella! Solo tu non ci pensa. Ma figura di WhatsApp io, ma mi conosci col tuo telefono. Ma che problema c'è? Sai che sono qui per te? È un problema di soldi. Dimmi, che problema di soldi c'è? E quel bonifico che ci avevi promesso non mi è ancora arrivato. Io l'ho fatto il bonifico, ti assicuro che l'ho fatto. Vedrai che non ci sono problemi, amore. E io ce l'avrei un altro problema. Un altro pure? Ma dai, lo risolviamo tutto. Tu lo sai che faccio la ballerina di burlesque? Ma come no? Ma quante volte abbiamo ballato insieme? Ecco, appunto, il locale dove io faccio il burlesque mi ha dato un fuoco. Un regolamento di conti, chiamate. Ma non è possibile! Non si fa così con una donna! Non si dà una no! Non si lascia senza lavoro! Ti fa pagare! Straordinario! Arrivati, fatti pagare subito, mi raccomando! Sì, sì, però io aspetto questo benedetto bonifico, sai? Senti, ti ho detto che il bonifico l'ho fatto vedere che stasera tu insaputa lo troverai direttamente sul conto. Caspita, bello teatro. Hai visto dove l'ho portato? Ma hai capito! Meraviglioso! Quanti successi partiranno da qui! Sì, caro! Viva Fellini! Amore, bella, amore. Certo, caro Michael, che mi hai dato una parte, però. Sì. Riva. Che mi hai dato, no? Di Luisa. Beh? Cazzo, non posso sfigata, diciamocelo francamente. Ma come sfigata? Guarda che Luisa è una donna vera, tu devi capire la drammaturgia della parte. Ma c'è un marito che non se la fila per niente. Poi dici, per me una donna deve essere desiderata, voluta. Perché, scusa, io non ti desidero forse? Senti, sono molto interessata al camerino, quale mi hai dato? Amore, ti ho dato il camerino più bello del teatro, quindi mi raccomando non lo dire agli altri, perché sai che poi sono tutte prime donne. Vieni, vai al camerino, tesoro. Hola, Carmen. Hola, aspetta un momentito che non si sente nada qui, devo cercare un pochito del campo. Hola. Hola. L'ha fatto pure ieri sera. È tornato ubriaco a casa. Io non so più che fare, l'ho fatto davanti a Felipe, amor de mamacita. Io che ero venuta in Italia per migliorare la mia situazione, tengo un marito che conosce solo il linguaggio delle manos, mi gonfia come un somaro, dalla mattina alla sera. Io non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Alma! Ora non puoi parlare, claro? Alma, stai calma! Non mi toccare! Tenemos un problema. Tu devi mandare una macchina della produzione a prendere Anastasia. Una macchina della produzione? E io non tengo la macchina, sei venuta a piedi dei grotte celloni. Uffa. E allora Anastasia si è rotta la gamba. Oh madonna santa, e adesso come facciamo? Avete qualche problemino? No tesoro, senti, vuoi fare le parti di Anastasia, amore? Sono pronta, prontissima. Tu tienete la parte di sfigata, per favore. Michael, tu lo sai che io posso dare più. Michael, vieni qui. Anastasia deve fare la sua parte. Tranquilla. Non mi toccare.
E dimmi dove sta il camerino? Sta là. Grazie. Lo grideremo in tutte le città. Ridateci il lavoro, la nostra libertà. Lo grideremo in tutte le città. Ridateci il lavoro, la nostra dignità. Lavoro, futuro, libertà. Lavoro, futuro, dignità. Giulio, ma che stai facendo? Ma da dove vieni? Da dove vengo? Ma avete lasciato solo in piazza a manifestare. Ma lo volete capire? Che ci stanno a rubare tutto. I diritti, il lavoro, la libertà, la dignità. Sono tre giorni che te sto a cercare. A bucciare, da zozzone, mi devi da pagare. Ho chiamato al cellulare, ho chiamato pure Giuditta, manco mi risponde. Io voglio soldi mia, dove stanno questi soldi? Il cellulare funziona, vedi che sta squillando, scusa un attimo, c'ho da fare. Io voglio sapere che fine hanno fatto i soldi nostri. Oh, dinero? Qualcuno ha parlato di dinero? E hai sentito bene, te lo dico pure a te. Se questo stasera non mi paga, io me ne vado, me ne vado. No, Giulio, dai, non fate così, state... Sono tre giorni che te sto a cercare, te lo ripeto. Vieni, fammi andare a vedere teatro che è meglio, va. Ammazza che bello, ma quanto è grande. Azio, azi, ma te rendi conto che stasera faccio Fellini? Proviamo un po' l'acustica, va. Buonasera! Ammazza che perfezione. Hai visto che bello, questo teatro? Amico, sei un boia. Ma dai, non mi puoi trattare. Non mi devi trattare con Tizio. Ho una mia dignità. Non ti preoccupare che sistemiamo tutto. E voglio vedere, Dai, vedi che ti faccio vedere. E non mi tocca che c'ho zio qua. Dai, ti faccio vedere. Sono venuti tutti. L'hanno carcerati. L'hanno messi tutti al gabbio. Loro dicono che stanno al fresco. Certo, con questo caldo che fa. Tutti al gabbio, tutti al gabbio. Se ne sono nati tu. Tutti al gabbio. Oh, ma qua manco se saluta più. Ciao, Deborah. San Berto. Ah, io sono proprio d'ordine. Ah, eccolo qua, regista, certo. La dragollina, dragollina, dragollina Peccatiglia. Ed ecco della dragollina. A proposito, Deborah, ti volevo... Due cose c'ho da dirti a te. Uno, i soldi. Scusa, ma c'ho una... Ne parliamo dopo. Due, lo dormo stasera, che ce lo sai, e quando lavoro, Giulietto, qua mi caccia di casa. Ma chi te caccia? Ma sì, lo sanno tutti che non me ne fini per niente, è così. Deborah, non ti preoccupare, sistemo tutto io stasera, ci occupo io. Buono, queste manico, Tu compra quello che te pare con quella... qua, là. Ma a me c'è trippa per gatti, chiaro? Deborah, come stai? Cara, sì, bene. Bene? Sì. Allora, sono proprio contenta. Sì? Hanno messo tutti dentro. Mi nonno, mi zio, mi padre. Tutti quanti. Sì. Ma loro che gliene importa? Perché loro volevano solo fare i soldi. E mica gliene fregava niente, come facevano, sa? E vendi sta cosetta, e prendi st'altra cosetta, se ne caga sotto, non sei buona niente, mi dicevano. Perché io mi sentivo un pesce fuori d'acqua. Ma meno male che mi ho comprato. Certo non sei se farà una lira col teatro, ma mi sento così libera. Adesso mi sento libera io. Ho perso pure il lavoro. Madonna mia, ma quanto è bello sto teatro, madonna mia, chi se lo credeva? Da quel buco schifoso di paese dove stavo io, a venire qua, in teatro, a fare Fellini! È arrivata Agonia! Non mi chiamo Agonia! Mi chiamo Maddalena! Buonasera, Maddalena! Ma Giulio, come cosa stasera? Che è successo? Poi te lo faccio vedere che è successo, lo vedi? Lo vedi a questo? Ma chi? Lo vedi? Er vecchio! È morto! E vabbè, morto un vecchio, vattene uno giovane, date una botta di vita a Maddalena! Ma che hai capito? Ho perso il lavoro! Vero sto lavoro! Infatti, Michael! Senti, a proposito, Michael! Che c'è, Maddalena? Michael, non oso chiedere, come siamo messi a soldi? Brava, Maddalena! Ho fatto le conti, ne parliamo dopo! No, sono quello organizzato la dai, su! È morto il vecchio! E fatto in un altro, morto un vecchio, Questo non capisce! Ho perso il lavoro! Ma che c'avete nella capoccia? Ma tutto è perso! Ma abbiamo nella capoccia, latte! Senti, con latte lo sai bene che non si guadagna! Ma non è vero, con latte si guadagna e come? Dove mi devo mettere io? Mettiti lì vicino ad Anastasia, dai! Quella là con la pulce sotto al naso! Vabbè, dai, su! 30 minuti, ragazzi! Ma grazie! Tu devi andare a prendere
prendere Anastasia, come ci arriva senza gamba? Io devi prendere un taxi. E poi la paghi te? Sì, lo pago io. È claro che sì, claro. Buonasera. Buonasera, cardinale. Buonasera. Ma che fa? Oh. Buonasera. Ma questo c'è un occhio fuori gioco. Ma che succede? Ma c'è un occhio così. Dov'è il mio camerino? Dov'è? Ma è lì. È là. Ma che fa? Debora! Ehi! Si chiamate Debora? Ma gli hanno fatto male! Ma t'hanno truccato! Ma che t'hanno truccato male! Ma che truccato, mi hanno picchiato! Che è successo? Mamma mia! Ma che ti ha? Vai a prendere la bistecca, la lancerone, una cosa, vai, vai, vai! Ma come faccio ora? Aggiustiamo. Ma che fa? Ti ricordi che mi ritrovavi il lavoro in Vaticano, sì? Te lo ricordi? Maddalena, non è il momento giusto! Mettimi qualcosa! No! Mi fa male! Un cucchiaino ogni 8 ore! Suele, amore di mamma, ne stai a sentire? Senti, Ridge dorme? Guarda che Brooke ancora deve fare lo zaino. Guarda, non fa come l'ultima volta che l'hai messa a letto, l'hai addormita e poi sei uscita, sei andata a ballare. T'hai visto come l'uva, eh? Ok? Ciao, amore del mare. Tesoro, Giuditta, come stai, amore mio? Vieni. Bella qua. Allora? Dove sta il camerino mio? Senti, non dire niente agli altri, ma ti ho scelto un camerino che è il più bel camerino del teatro. Vedrai quanto è spazioso, quanto è bello. E mo vedemo. Dai, vieni. Guarda che bel camerino spazioso che ti ho dato. Che non c'è specchio! Non c'è stato specchio! Oh, ci va questa donna. Oh, madonna mia, non si sono accorti che qua non c'è lo specchio. Guarda, risolviamo subito, ci penso io, faccio un po' di mamma. Mi ricordi tu? No. Mio zio,
quello che è morto. Pier! Anastasia, dai, non fare così, su! Non mi toccare! Dovreste essere onorati di avermi qui in compagnia. Onorati di essere qui con voi. Io, una grande attrice, che ho studiato con il metodo Stanislavski, in una compagnia di filodrammatici. Siete una massa di abusivi! Vergognatevi! Io me ne vado. No! Ascolta, tesoro! No, vieni qua, vieni qua! No, non andare! E allora pagami! Brava! Non ti preoccupare, sistemiamo tutto stasera! Oh, va bene, se mi paghi, rimango. Dov'è il mio camerino? Chi mi accompagna al mio camerino? Scommetto tu, purtroppo. Alma, come sta questo doppio? Sta veramente una merda! È arrivato Zampanò! Ehi, ciao per Zampanò! Ma che mi dire, Ara? Ma non so capace! No, devi farci vedere, dai! Ma che te ne metti? No, non ci va! Ma tu che stai facendo lì con quel coso? Questo è un regalino per te, ti piace? Guarda mia, vieni qua! Ma com'è sto mambo? E segui la musica. Mambo, mambo, italiano. Dove ti muovi? Aggiungiti. Il culo e neanche, ma insomma. Ma torcia lui. Questo, capisci? È arrivata la maestrina? Mambo, ragazzi, italiano. 15 minuti. Grazie. Oh, io che sapevo che prima hanno fatto i soldi nostri. Non mi scrivo. No, ti devo dire una cosa, ascoltami. Non lo dire agli altri per piacere, ma ho avuto un po' un impiccio, siccome ho fatto un investimento un po' sbagliato. Che investiti? No, sta buono, ma. Oh, no, non lo dire. No, ma questo è investito di soldi, no! Ma che oddio, mi sento male! Oddio! Lasciatelo a terra! E tu conosciamo! Le tene che banco, ma te carta di credito! Hai bisogno dell'estrema unzione! Cane era! E cane è rimasto! Ma noi ce la ricordiamo la parola d'ordine? Bonifico! 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 Ma ciò che professionisti sei, per favore, eh? Insomma, io vi sto organizzando una tournée in tutta l'Europa del Sud! A Belletra, a Napoli! No! A Calabrito, a Trigiano, a Borromè! E da Parco un euro per piala metro! Ma io non lo so! Ma tu non ti preoccupare, voi anticipate i soldi! Oh, ma vi sto facendo fare Fellini, Fellini! Se no mica ci avevano chiamato a noi! Oh, vedete? Dai, 5 minuti! Forza! Anzi, fammi vedere questa Don Matteo, Vedi l'occhio? Eccolo! Eccolo! Il grande, grandissimo Mario De Grande! Anzi, zio, ma ti rendi conto che stasera faccio Fellini? Te, con Fellini ci ha lavorato un sacco d'anni. Quanti anni? Quanti film? Anzi, mi sto a morire di paura. Ma me li ricordo tutti, i suggerimenti tua. A Giuliet, non dondolà, non sudà, porta la voce. Mi sta più un colpo, zio. Però te lo giuro, ce la metto tutta, per te. Intanto chi è? Senti lo stodore di teatro, chi è? Oh, ragazzi, chi è di scena? Oddio! Oddio! Lasciate, oddio mio! Oddio, vieni qua! E tu